ricerca di Miagolina. Che bella dormita dopo tanta fatica. Lo sbadiglio di Renato era così sonoro che riuscì a svegliare Mariola, la sua figliola così saggia per la sua giovane età. Aveva sicuramente preso da sua mamma Angela, laboriosa e attenta come una chioccia fa con i propri pulcini. Una leggera brezza soffiava e i capelli di Mariola accarezzava. Il babbo non si era accorto di nulla. Miagolina era sparita, mancava, non si trovava. Era tutto così surreale che non sapevano spiegare a se stessi se la gattina era scappata per i loro difetti o per l'istinto animale di voler curiosare, girovagare, cacciare. In lontananza si sentivano degli ululati, cinguettii, versi di animali diversi. La foresta era viva, pullulava, ma di Miagolina neanche un cenno non si sentiva. E le Franco li vide attoniti, smarriti, quasi impietriti. Un mistero davvero. Speravano che Miagolina fosse nei paraggi, che magari fosse andata a fare pipì, non lontano da lì. Dovevano essere logici, darsi una spiegazione senza farsi troppi complessi di ricordi riflessi. Fecero una ricca colazione attorno a un piccolo fuocherello che servì a cuocere il pesce che era più buono di un nasello. Da un ramo lontano canticchiava un fringuello mentre raggi di sole illuminavano la casa fatta di tronchi, scaldando Renato e Mariola e allietandone i bronchi. Di Miagolina però nessuna traccia, non si sentiva alcun verso, né un miagolio. «Miagolina! Miagolina! Dove sei? Vieni a mangiare, è mattina! Non puoi sempre girovagare, non siamo in vacanza a Poltrire! Su, dai, Miagolina! Ascolta la tua padroncina! Dobbiamo far presto e riprovare con il Franco il volo per approdare dove c'è il nostro casolare. Vuoi muoverti per favore o vuoi restare ancora lì nella foresta per ore?» La gattina non fece alcun cenno che facesse presagire a una sua presenza. Anzi, il dubbio si rafforzava e il timore aleggiava a riprova di una sua assenza. Il babbo e Mariola si guardarono negli occhi e questa volta erano davvero preoccupati e molto agitati. Sbiancarono in viso e non ci fu traccia di un sorriso. Realizzarono che Miagolina se n'era andata, era scappata e forse nel bosco si era smarrita. Decisero che nessuno poteva partire senza sapere dove fosse finita. L'elefante si fece sentire con lunghi e squillanti barriti per aiutare i due poveri disperati. «Dobbiamo rimanere uniti e andare immediatamente in cerca di Miagolina, quella gattina birichina. Ogni volta che scappa, finiamo sempre nei guai. Ora siamo in Perù, ma domani potremmo ritrovarci in Paraguay.» «Babbo, che facciamo? Andiamo? Esploriamo la zona sul dorso di Elefranco sfruttando una visuale ravvicinata oppure dall'alto con una veloce sorvolata?» «Non voglio lasciarti sola, anche se sarebbe meglio che tu cercassi la gattina con un'energica camminata ed io andassi in volo con Elefranco. Dobbiamo studiare bene la situazione e non disperdere energie ad ogni azione. Utilizza questo legnetto e scrivi sulla sabbia il tuo piano preciso, quello che hai deciso.» Mariola ci pensò, ci ripensò e poi scrisse sulla sabbia con mano ferma
e senza rabbia. Bene, Mariola, la linea è questa ed è tracciata. Adesso muoviamoci perché Miagolina va presto ritrovata. Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni. Dorme, dorme, Miagolina.